Buonasera ai nostri telespettatori di Siena Web TV. Ospitiamo ancora una volta, in questo periodo di lockdown, una delle interviste che la dottoressa Patrizia Turrini conduce per uno dei due format che lei gentilmente propone attraverso la nostra emittente televisiva, e che sono il Caffè Letterario e in questo caso invece Siena in giallo. Buonasera Patrizia. Buonasera. Ospitiamo, o meglio, Patrizia ospita questa sera due scrittori che sono Andrea Ceccherini e Catiuscia Vaselli. Buonasera anche a voi. Buonasera. Provvederà Patrizia a presentarvi. Io, come dico sempre, do il benvenuto e chiudo con un saluto. Quindi lascio la parola a Patrizia per l'intervista. Grazie. Allora, buonasera a tutti e buonasera ai due ospiti che mi hanno ricondotto con il loro libro nei miei, lo dicevo prima, agli anni 80, quando anch'io ho seguito, giovane allora, ho seguito queste vicende anche con, devo dire, anche con un certo spavento, inevitabile spavento, perché non è che Siena e la zona in cui questi omicidi sono stati perpetrati sia così lontana. È un libro bello perché è condotto velocemente, condotto nei luoghi, con interviste, interviste anche fatte all'impronta, insomma, interviste importanti, c'è di tutto, insomma. È una bella inchiesta giornalistica che ha anche il merito di avere una propria linea, una propria idea su quello che è accaduto. Prima vi presento un attimo, anche se vi conoscono un po' tutti, perché Andrea, nato, vissuto a Siena, della Contrada della Pantera, attualmente si occupa di valorizzazione del patrimonio culturale, ha scritto anche lui nel Giornale della Nazione diversi anni fa, poi l'ha lasciato e poi ha ripreso una collaborazione con Siena News, grazie proprio a Catiuscia, la quale invece è proprio una giornalista che continua, insomma, in questa professione, e anzi direttore del quotidiano online Siena News. E per dopo 15 anni di Nazione, no? Di aver fatto, sì, 15 anni di Nazione. E insieme hanno pubblicato a puntate questa, tra il 2016 e il 2018, questa vicenda legata al mostro di Firenze. Ecco, secondo il loro punto di vista, di analisi e elaborazioni che hanno fatto, condotto anche sul campo insieme, andando a ricostruire tutti questi 16 omicidi, 8 omicidi di coppia, quindi 16 morti. Scrivono loro nella quarta di copertina che ci sono storie che non hanno un finale e che non trovano pace, e quindi questo forse è quello che li ha mossi a questo lavoro, no? Catiuscia mi dice qualcosa. Sì, assolutamente. L'inchiesta è partita, diciamo, da una passione, perché bisogna partire sempre da ciò che ci guida, e che ciò che ci guida è la passione sostanzialmente per la cronaca nera che io ho imparato nella redazione della Nazione insieme all'epoca a Cecilia Margiotti, soprattutto c'era anche Andrea all'epoca nella redazione della Nazione. Abbiamo, insomma, imparato e vissuto anche degli omicidi, dei reati importanti che sono stati, ahimè, consumati appunto a Siena, nella provincia di Siena. Questa passione l'abbiamo sempre avuta, questo amore, diciamo, per il noir, idem, fin da quando eravamo piccolini, perché poi, insomma, con Andrea siamo cresciuti insieme, come hai detto prima, insomma, nati e cresciuti a Siena, due contrade anche vicine, quindi si giocava anche negli stessi E infatti mi spazi. scusi non aver ricordato la tua militanza tartuchina. No, no, ci mancherebbe, no, figurati, ci mancherebbe altro.
No, no, era solo per dire che comunque la nostra infanzia, la nostra adolescenza, comunque, e poi anche in qualche modo il percorso lavorativo lo abbiamo iniziato facendo una stessa strada che poi, che poi la vita ci ha fatto un po' separare per poi farla riunire. Dunque, tutto è cominciato nel momento in cui una domenica Andrea mi dice andiamo a fare una domenica d'inverno, fra l'altro mi sembra fosse questo periodo, Andrea, se non sbaglio, mi dice perché non andiamo a fare un giro nelle piazzole del mostro, una domenica d'inverno bellissima, sai quelle giornate con il sole freddissime, e quindi ci facciamo un giro con questi tramonti strepitosi, fra l'altro, perché nel Chianti ci sono questi tramonti rosso sangue, gli stessi che raccontava Mario Spezzi, appunto, dolci colline di sangue che richiamano sì il sangue degli omicidi, ma anche questi colori che sono inevitabili, secondo me. Sì. Esatto. Ci siamo fatti questo giro e si è detto perché non si prova a ricostruire qualcosa di questa storia attraverso sì la nostra esperienza, che pur vivendo a Siena, avendo sempre vissuto a Siena, però siamo sempre appunto state appassionate e ricordavamo tutte e due quando ancora nelle pagine dei cartacei della Nazione in particolare venivano pubblicate il giorno dopo gli omicidi le foto dei cadaveri, fra la cosa che ora non succede più, ma prima, se vi ricordate bene, si faceva, insomma, no? Quindi ci ricordavamo queste cose, ci ricordavamo la paura dei nostri genitori quando raccontavano, insomma, tutta una serie di aneddoti. Noi eravamo troppo piccolini all'epoca, però, insomma, l'abbiamo sempre vissuta e abbiamo deciso di raccontarla. Come raccontarla? Perché, Patrizia, questo argomento è stato sviscerato anche da persone molto più quotate di noi, giornalisti molto più importanti, scrittori molto più importanti, persone che l'hanno vissuta molto più da dentro rispetto a noi, no? Anche con esperienze di vita. Forse poteva essere un difetto, perché l'ex investigatore, l'ex capitano dei Carabinieri voleva la sua verità, quindi il fatto che voi non lo foste, forse in questo caso io lo trovo, l'ho trovato positivo, insomma, non avevate una verità costituita. No, non ce l'avevamo, ma siamo stati spinti dallo spirito giornalistico per partire da questo racconto. E un po' anche da una vena che in qualche modo, anche questo ci fa assomigliare, sia me che Andrea, caratterialmente, abbiamo sempre una grande sensibilità nell'affrontare gli argomenti, non andando puramente a toccare diciamo il trash, il sangue, lo squallido, eccetera, ma andando con sensibilità a verificare che cosa realmente è successo e che cosa c'è dietro, perché quello che ci insegnano, insomma, che quando si entra in una redazione è che dietro ogni storia ci sono mille altre storie da raccontare, no? Che poi fanno parte di quella storia stessa, cioè nel momento in cui avvengono certe cose c'è comunque un tessuto, una trama tesa, costituita da dettagli, da episodi, da persone, da vicende di vita che portano spesso a quell'episodio specifico. Infatti, scusa, non per interromperti, posso dire che ho notato una grande pietà nel parlare dei parenti, dei genitori, dei fratelli, di quelli che sono rimasti, insomma, questo anche pietà anche per quelli che sono coinvolti dalla parte del mostro, e questo l'ho apprezzato da parte vostra. Allora, partiamo dal presupposto che spesso quando si affrontano queste storie non ci rendiamo conto, perché quando si dà tutto in pasto, no, cioè, come si dice, risalto mediatico, no? Quando si dà tutto in pasto al pubblico, cosa risalta? Risalta la violenza, risalta l'efferatezza del delitto, esatto, inevitabilmente. Però parliamo di persone che hanno perso dei figli che avevano 20 anni, nemmeno, o poco più, quindi persone che hanno una vita distrutta, ok? Quindi questo non lo possiamo dimenticare, e noi da questo siamo partiti, senza voler andare troppo a spingere appunto nel dettaglio violento o pesante. Certo è che ci siamo trovati in situazione a fare delle interviste o a parlare con persone che poi non sono figurate come interviste, ma che comunque ritroverete, avete trovato sicuramente nel libro, te che l'ha già letto, che raccontano questo libro, e traspare perché queste persone ce lo hanno raccontato, quel dettaglio, quel ricordo, perché ormai sono ricordi, ragazzi, sono passati 30 anni e passa, quindi è chiaro, sono ricordi a volte affievoliti, rimane il dolore, ma poi certe cose si affievoliscono, no? E ce l'hanno raccontate con le lacrime agli occhi. Allora, come si fa a non avere
cuore e pietà nel raccontare certe cose. Ecco, questo nel nostro essere, diciamo così, alle prime armi a livello di scrittura, però credo che questo sia effettivamente un merito che ci riconosco a entrambi, questo sì. Non abbiamo, diciamo, la capacità di grandi scrittori, ma sicuramente una sensibilità che forse pochi, tra i libri che ho letto, le cose che ho visto, pochi hanno avuto. Diciamo questo, si può dire che su, come già hai anticipato te, che su questa vicenda, sul mostro di Firenze, sui processi, su Pacciani, sulla pista dei Sardi, eccetera, c'è una bibliografia notevole, notevole, come hai detto, da esperti, da altri giornalisti, da ex investigatori, da curiosi. C'è anche spazzatura, perché insomma ci sono dei blog, dei siti che hanno anche... C'è anche una persona che si è uccisa per le calunnie, viene fuori nel vostro libro, no? Si sapeva, però lo ricordate. Quindi, cosa è che volete... Patrizia, se ci pensi, ti interrompo un attimo, se ci pensi non è la prima volta che succede, ci sono state nel corso del tempo, purtroppo si sono verificati questi casi in cui persone si sono tolte la vita per le calunnie subite, sono morte da innocenti magari. Sì, e quindi questo vostro libro vuole perlomeno rifare una chiarezza, ricostruire anche con una pista media, sfrondando da tante cose, mi è sembrato, ho avuto l'impressione. Essendo un punto di vista esterno e nuovo, come spesso succede, quando... sicuramente anche te nella tua lunghissima esperienza avrai incontrato questi momenti a volte anche di difficoltà, no? Nel momento in cui non riesci ad andare avanti in un lavoro, arriva un occhio esterno e vede qualcosa che non riuscivi a vedere, ma non perché è più bravo, perché non è categorizzato, perché non ha pregiudizi, perché non ha non è edulcorato da niente, no? È un punto di vista puro, e questo può servire probabilmente per quelli che sono i riscontri che ci stanno arrivando. Sembra che questo punto di vista sia stato utile a capire una serie di cose. Questo, perdonatemi, non voglio assolutamente prendere, né io né Andrea non vogliamo prendere meriti di niente, però sembra che in qualche modo abbia aiutato i lettori, e chissà, forse qualcun altro, a dare un punto di vista, una lettura diversa sull'argomento. Allora io ora voglio fare una domanda a Andrea. Questo libro... probabilmente diventerà un film, un documentario, uno spettacolo? C'è qualcosa, diciamo, in cantiere, Andrea? Diciamo che c'è l'interesse da parte di due registi, un attore regista e l'attore del film Lettera H, che prende spunto dalle vicende del mostro di Firenze, ma che poi prende tutta una strada fantasy che non ha niente a che vedere con la storia, che quando abbiamo conosciuto volevano, diciamo così, una sorta di approfondimento su quella che era la vicenda reale, vera, sono rimasti colpiti appunto da questo punto di vista che la maggior parte dell'opinione pubblica aveva un po' scordato, cioè questa idea del fermarsi al 1989 per poi ripartire con una pista completamente differente senza validi motivi, se non il fatto che in quel momento stava cambiando il codice penale, quindi la figura del giudice istruttore sarebbe venuta meno, all'interno della procura stessa non andavano poi così d'accordo, quindi quasi una richiesta di archiviazione, tanto che nella sentenza di archiviazione il giudice Rotella fa quasi una ammissione dicendo che non è che una persona viene considerata innocente perché non ci sono prove, delle volte è un po' la contingenza, il momento che ti porta ad andare avanti a chiudere. Ma questo non significa niente, nel libro riportiamo proprio la frase esatta che utilizza Duce Rotella nel 1989, e questa è la cosa che ha incuriosito anche appunto questo regista e questo attore, che il regista è Dario Germani, l'attore è Marco Aceti, perché appunto nell'immaginario collettivo la grande opera mass mediatica del processo a Pacciani e poi compagni di merenda ha creato nell'opinione pubblica proprio un ricordo ben netto mostro di Firenze abbinato alla figura di questi personaggi, e ha fatto dimenticare completamente il lavoro investigativo di 10 anni buoni, no, forse un po' meno, intorno invece a quella che è la pista sarda, che poi è quella che noi riraccontiamo. Sì, è chiaramente questo chiaramente è la pista sarda,
e mi sembra anche abbastanza sostenuta, insomma, motivata, insomma, questa vostra. È anche la scelta un po' più semplice perché forse c'è stato delle guerre fra investigatori, fra procuratori, fra procure, insomma c'è stato di mezzo un po' di tutto. E poi c'è stata una persona probabilmente abilissima, no? Perché alcuni lo chiamano folle. Io direi che è estremamente più intelligente stato di quello che... Guarda, noi abbiamo cercato nel libro di ricostruire un po', non so se passa il messaggio, anche la situazione generale dell'Italia di quegli anni. Non dobbiamo scordarci che si parla dal 74 e poi dall'81 fino all'85. Succedevano anche altre cose in Italia. Una di queste cose gravi che accadevano erano i sequestri di persona. L'anonima sequestri sarda. Uno della famiglia, insomma, Vinci, che sono un po' protagonisti del nostro libro, era arrestato, insomma, insieme a latitanti che facevano parte di questa organizzazione. Lo stesso procuratore che si occupava del caso del mostro di Firenze era anche lo stesso procuratore che si occupava del caso dell'anonima sequestri sarda e dei sequestri avvenuti in Toscana. Come finisce, diciamo così, la serie omicidiaria del mostro di Firenze, cioè quindi il mostro smette di colpire per qualche motivo, automaticamente nello stesso periodo c'è il maxi processo a 35, se non sbaglio, membri dell'anonima sequestri, e questo fenomeno, almeno in Toscana, viene sradicato del tutto, ad eccezione poi del caso Soppiantini di qualche anno dopo. Però rispetto ai numeri di quegli anni si può dire che la Procura di Firenze rompe assolutamente questo fenomeno, che stava prendendo veramente campo sia in Sardegna, in Toscana, aveva iniziato anche in Calabria a prendere veramente piede in tutta la nazione. Era una piaga veramente grande, mi parlavano addirittura di circa, allo Stato costava in termini anche economici, una cifra come 20 miliardi di lire l'anno. Noi tra le righe cerchiamo di far capire qual è la nostra idea, qual è il nostro motivo per cui nel 1989 si decide di cambiare strada. Non possiamo dirlo chiaramente perché non abbiamo non abbiamo le prove, però diciamo così, una serie di eventi, di coincidenze a noi, diciamo così, più da romanzieri che da giornalisti, ci fa pensare che era necessario chiudere questa storia e chiudere anche altre storie, ecco. E Catiuscia, com'è stata questa intervista a Spezzi, a Mario Spezzi? Penso che ci sia stato anche una grossa emotività. Chi di voi mi va a rispondere? Andrea o Catiuscia? Tanta. Allora, l'idea di chiamare Mario Spezzi fu mia, proprio perché Mario Spezzi, avendo lavorato per moltissimi anni alla Nazione, lui era a Firenze ovviamente, io ero a Siena, però insomma almeno in una piccolissima parte ci eravamo incrociati, quindi lo chiamai e gli chiesi se fosse disponibile per fare appunto questa chiacchierata con noi. Lui all'inizio, in maniera anche un po' burbera, disse: no, però io non vorrei riparlare di questa cosa, però insomma vieni, dai, venite, si fa una chiacchierata. E così siamo partiti, siamo andati a casa sua, un ambiente elegantissimo da cui si domina Firenze, insomma già anche l'ambiente ti fa capire come si sia mosso Spezzi negli anni, no? La sua capacità di arrivare sempre sui luoghi del delitto quasi prima degli inquirenti, insomma delle forze dell'ordine, scusate. E, è stata ricca di emotività l'intervista, come spesso mi succede quando mi capita di intervistare persone di cui ho grossa stima a livello professionale e che ritengo in qualche modo, ognuno a modo suo, dei maestri. Ecco, tant'è che il libro è dedicato a lui, perché è stato lui durante questa intervista che io ho fatto forse più a livello giornalistico e con cuore. Andrea, che soprattutto per le date, per gli archivi, per le vicende, è molto più ferrato di me. Io già non ho memoria, ma poi lui è una macchina da guerra per la storia del mostro. Quindi a lui si deve, insomma, tutta la ricostruzione della vicenda. Siamo riusciti a mettere insieme queste due parti e ad uscire con una notizia. E è da quella notizia che in qualche modo, questo Andrea lo sa, forse
pensando anche che fosse un po' impazzita, però ho detto no, questo dobbiamo andare avanti e lo dobbiamo a Mario. Tra l'altro è stata l'ultima intervista che Mario ha fatto, l'ultima è stata, vero Andrea? Sì, che Mario ha fatto sul mostro, perché poi stava già male, e qualche noi parliamo di febbraio e lui, se non sbaglio, a maggio, non ricordo, sì, qualche mese dopo, insomma, è morto. Quindi è stato un po' l'ultimo appuntamento che abbiamo avuto con lui, abbiamo dovuto anche tornarci, fra l'altro con lui avevamo parlato di portare avanti una collaborazione anche con Siena News, perché lui ormai era al di fuori di tutto, era concentrato più sul vedere se fosse possibile portare avanti il grandissimo progetto che aveva con Douglas Preston negli Stati Uniti, cioè quello di portare avanti un film, no, dal suo Dolci Colline di Sangue, con la, non mi ricordo, la Sony, la Paramount, non mi ricordo quale fosse la casa cinematografica, esatto, però sarebbe dovuto uscire un film che ancora non ha visto la luce, chissà che cosa ne sarà. Insomma, lui, se vi ricordate, fu costretto anche a sospendere il lavoro, scusate, ho il ritorno, grazie, a sospendere il lavoro con per via dell'arresto, insomma, che subì. Quindi c'è un po' una maledizione, come dice Andrea. Diciamo che quell'arresto è una macchia un pochino, non su di lui, è una macchia sulla giustizia, insomma, perché un giornalista che nel suo lavoro, insomma, e poi si vede altri giornalisti che, no, che fanno di tutto e non gli succede niente, che dicono e fanno di tutto, per cui diciamo quella è una gran brutta vicenda. Ora io volevo, volevo aggiungere solo una cosa, perché molte persone questa cosa non la sanno. In realtà il caso del mostro di Firenze, tutte le volte che ci sono le archiviazioni, ora l'ultima è quella a carico dell'ex legionario Giampiero Vigilanti, che è stato archiviato il caso, in realtà il caso del mostro non può essere mai considerato chiuso, perché per una stranezza della giustizia i compagni di Merende vengono accusati di 4 duplici omicidi, solamente di 4, in concorso con Pietro Pacciani, che però era stato dichiarato innocente. Quindi in concorso di un innocente i compagni di Merende avrebbero ucciso 8 giovani persone. L'omicidio del 68 viene attribuito a Stefano Mele, quindi un omicidio passionale. Gli omicidi del 74, giugno 81 e ottobre 81, per la giustizia italiana non hanno colpevoli. Quindi siamo sono ancora aperti? Non cadono mai. Sono ancora aperti, non cadono mai in prescrizione, quindi questo è un caso che proprio la giustizia stessa, per i suoi meccanismi, ha tenuto aperto, e non si può pensare di identificare Pacciani, morto non innocente, ma in attesa di divisione di un bello che l'aveva visto innocente, e ai compagni di Merende, che l'avrebbero aiutato a compiere quei duplici omicidi, come gli autori di 16 delitti. È per questo che è l'anomalia grossa, no, dal punto di vista della giustizia in questo caso. La domanda è questa: vi hanno aiutato? Ho visto per il libro avete avuto una bella copertina e dei disegni interni, no? Ci sono, si può anche fare i nomi. Vedo che la copertina di Stefano Scianti, no? Sì. Un bel, insomma, è interessante. Poi la farà. Questo vuole dire che siccome sono esaurita la prima stampa, la ristampa. E poi ci sono dei disegni interni di Flavio Evangelisti, no? Sì. Ci sono dei disegni interni di Flavio Evangelisti, perché avete preferito mettere pochissime foto, e avete fatto anche bene, perché ne parlava dell'orrore di quelle foto, ne parlava prima Katiuscia, no? E invece le ricostruzioni con i disegni sono, insomma, sono più delicate, meno di impatto violento. Sì, ha visto se fai caso, a parte appunto, come dicevo prima, la prima ristampa avrà una copertina differente, perché Stefano Cianti... Abbiamo un ritorno, sento Andrea, attenzione perché c'è un ritorno di voce. Sì. Ci regalerà una nuova copertina per la prima ristampa. Abbiamo deciso di fare in questo modo, per dare una linea diversa, per far capire, ecco, che la prima parte
del libro era piaciuta, era andata esaurita e si partiva con una nuova immagine. Quindi, signori miei, questo libro è andato esaurito come prima stampa, è andato esaurito. Sì, siamo in attesa. A livello nazionale viene distribuito, quindi. A livello nazionale viene distribuito, chiaramente su prenotazione, non è che tutte le librerie lo prendono di default, è chiaro. E sulle immagini interne mi riconduco anche la descrizione che abbiamo fatto dei duplici omicidi, che in alcuni casi può sembrare un po' noiosa, no? Quando si entra nel dettaglio del proiettile, da dove è entrato, da dove è uscito, come sono morti realmente questi ragazzi. Secondo me era la forma più rispettosa per non lasciare all'immaginazione, che delle volte diventa più angosciosa, può essere più angosciosa, l'immaginazione rispetto alla realtà, la cruda realtà di come sono avvenuti i fatti. Quasi tutti i duplici omicidi vengono raccontati. Penso proprio che sono pezzi presi dai verbali, quelli come sono le perizie del medico legale, insomma, queste parole, insomma, sono parole molto scientifiche, quindi quelle non possono colpire, perché io sono una famosa per me stessa, sono seguo molto i gialli, no? Vedo molto in televisione i gialli, quindi è proprio la parte scientifica, quindi, che ci deve essere, insomma, perché se no sono ricostruzioni, insomma, fatte così, insomma, quindi quella parte, anzi, io l'ho apprezzata da lettrice di gialli, no? Fa molto, insomma, è il contenuto che ci deve essere. Ho anche apprezzato, invece, dal punto di vista dei sentimenti, questo vostro garbo, insomma, come dicevo prima, la pietà che avete mostrato per i ragazzi, gli uccisi, le famiglie, e anche per queste tragedie di queste famiglie disastrate, di questi sardi, perché insomma anche loro sono probabilmente dei personaggi, insomma, siete entrati anche nella psicologia, anche nelle motivazioni di queste persone, di queste personalità distrutte e difficili, no? Quindi c'è anche... Sì, tanto e spesso con ancora quelli che sono i figli di questi protagonisti. Fanno la loro vita, vanno avanti e è come se fossero anestetizzati rispetto a questa vicenda. Anche nei ricordi domestici, nella convivenza, mentre quando si parla, e hanno parlato, perché noi non lo facciamo, appunto di Pacciani, Vanni, Lotti, eccetera, c'è tutta la ricostruzione delle loro abitudini all'interno delle case, ciò che facevano a Pacciani, sappiamo, no? Il racconto delle figlie, il racconto delle... Per carità, io ho l'immagine presente del processo trasmesso su Rai 3 con la moglie e la figlia di Pacciani che testimoniano, per cui tutti si disse, magari non è il mostro, ma è un mostro, quindi se sta in galera ci sta bene. Devo dire, è molto brutto, io sono spietata in certe cose, sono... Certo, però probabilmente era anche quello serviva, no? In qualche modo a dire, va, sarà, non sarà, le prove erano veramente poche. Però no, ma sappiamo di noi. Aver violentato la figlia e la moglie, questo era... Certo, no, dicevo... Per le prove c'era i processi, era stato condannato, non è che questo... No, ma certo, cioè quelle che so, le verità processuali, noi le rispettiamo. Io parlavo più dal punto di vista dei media, no? Di portare l'opinione pubblica all'idea che comunque un mostro era, che fosse lui o non fosse lui, poco interessava, se andava in galera un mostro va bene, uguale. Ecco, un po' l'abbiamo sentito un po' tutti, anche io, devo dire. Invece, dall'altra parte, vuoi per la cultura sarda, c'è ancora una sorta di tabù a parlare in questi termini di quei protagonisti che possono i parenti, zii, padri, nonni, appunto la sensazione di essere come aver congelato quegli anni e essere ripartiti onestamente, e sono tutte persone oneste che hanno il loro lavoro in questo momento assolutamente naturalizzate, come si dice, nel territorio toscano, e parlano un fiorentino corretto e quindi... Il fiorentino potrà mai essere corretto, questo. Il fiorentino, infatti, tra virgolette, un fiorentino corretto. Ecco, diciamolo fra virgolette. Quello che volevo chiedere a Catiuscia, i viaggi sono stati tanti per ricostruire, avete girato dopo quella, la prima sera che ti ha portato il nostro Andrea, di un pieno inverno, ti ha portato nel primo luogo.
ma poi dopo... No, Patrizia, allora, la prima sera abbiamo fatto proprio il giro, cioè, ora, è brutto a dirci, Toscano. Però il tour Toscano. Delle piazzole, per capirci, cioè, no, dove... Perché poi tutto si restringe, la gente non ci pensa, no? Ma come abbiamo... descritto questo bene, si restringe tutto in un fazzoletto di terra molto limitato. Sì. Quindi abbiamo fatto quel tour. Poi di viaggi ne abbiamo fatti tantissimi. Ne abbiamo fatti veramente a 40 gradi tra Prato, Signa, Firenze stessa, cioè con delle domeniche pomeriggio, perché poi chiaramente durante la settimana con il lavoro era complicato poterlo fare. E poi, no, la cosa più bella è stato il viaggio a Cagliari per andare a intervistare l'avvocato Rita De Dola. Siamo partiti senza dormire perché avevamo una serata prima, quindi abbiamo preso un aereo a Pisa alle 6, credo erano, Andrea, una cosa del genere? Sì, siamo partiti da Siena alle 4, siamo arrivati alle 6 a Pisa, abbiamo preso un aereo, alle 7 eravamo a Cagliari, alle 11 abbiamo insomma girato un po' Cagliari, alle 11 abbiamo intervistato l'avvocato De Dola, poi abbiamo fatto un po' di pausa al Poetto, stupendo, abbiamo fatto la giornata a Cagliari, la sera alle 10 abbiamo ripreso l'aereo per tornare morti. A Pisa. Morti. Da Pisa siamo tornati a Siena, quindi 24 ore dopo. Vabbè, ci sembrava i ragazzi dello zoo di Berlino. Meno male siete giovani. Allora, dopo la soddisfazione di una ristampa dopo appena un mese dalla prima edizione, posso concludere con una domanda. Cosa c'è nel cassetto, nei sogni del cassetto di Catiuscia, di Andrea, e se c'è qualcosa che state facendo insieme di nuovo? Allora, sogno nel cassetto è scrivere una nuova storia. L'inchiesta giornalistica ci piace, è qualcosa che ci piace portare avanti, vedremo come lo faremo, vedremo quale sarà la prossima storia, vediamo, non so se potrà essere una nuova pagina intorno al mostro di Firenze, ma dubito perché ormai dovremo lasciare in pace questa storia, però comunque ci saranno dei progetti insieme, sì, assolutamente, poi è chiaro, andiamo avanti con il giornale, già quello insomma è impegnativo tutti i giorni. E Andrea? A me invece piacerebbe approfondire la vita del giudice Lombardini, il giudice di Cagliari che si tolse la vita dopo l'avviso di garanzia che gli inviò Caselli dalla Sicilia. Il giudice Lombardini è quello che chiese la custodia cautelare per Salvatore Vinci in Sardegna nell'85 e niente, mi piacerebbe approfondire la sua vita, cercare di arrivare a capire perché un uomo di quella levatura arrivò alla scelta di togliersi la vita nel proprio studio con un colpo di pistola. Io non posso che augurarvi che il libro continui ad avere il successo che sta avendo e che la nuova copertina sia altrettanto bella, basta che sia altrettanto bella, perché questa è veramente carina. No, davvero è indovinata. E poi che questo l'apporto che voi avete dato alla storia più nera dell'Italia negli ultimi 50 anni, insomma, forse riesca a trovare, a dare il senso di una storia che deve finire, perché questo da lettrice, spettatrice, lettrice prima dei giornali, della televisione, eccetera, eccetera, è quello che mi aspetto. Sarebbe bello che potesse finire tutto, insomma, ma è sempre vivo Salvatore Vinci? Questa era la domanda che io vi volevo fare in finale. Senti, Salvatore Vinci, a noi... Quanti anni avrebbe? Lui è del 1935... E a noi risulta essere sempre vivo, sebbene anche qui un'anomalia, non esistono più nulla che riguarda lui nelle anagrafi, non ci sono certificati di morte, sappiamo, diciamo, da fonti non ufficiali a fonti ufficiose che a giugno probabilmente era il suo paese natio, dove è nato, in Sardegna. Un po' molto mentalità sarda, diciamo questo, senza voler offendere nessuno, ma no, insomma, molta resistenza sempre. Vorrei fare una precisazione oltretutto, perché non vorrei poi dopo, se no... Certo, neanche io. Io parlo sempre di Salvatore Vinci perché per noi è il momento in cui si smette di indagare su Salvatore Vinci, si chiude tutta la pista sarda, nessuno
vuole palesemente accusare o dire che Salvatore Vinci era responsabile. Anche perché non ci sono le prove, se no si può. No, ma poi assolutamente non è la nostra idea. La nostra idea è quella che di partire da lì sarebbe importante, sarebbe fondamentale per avere dei chiarimenti e chiarire. Poi Salvatore Vinci. No, ma io la domanda che ho fatto era se è sempre vivo, capito? Perché certo. Anche questo è un mistero, non si sa. Ho visto l'ultima pagina del libro e non si sa. Allora io vi ringrazio entrambi, vi saluto e mi complimento per questa operazione che avete fatto, che vedo che ha impegnato 4-5 anni, perché dal 2016 è vero, no? Quindi è stato un impegno, insomma, che sia prima nel giornale Siena News che poi nella pubblicazione del libro, insomma, vi ha impegnato fortemente, comunque con un buon risultato, un ottimo grazie risultato. Grazie. Riprendo la parola, a me compete ringraziare ancora e salutare tutti. È stato un percorso interessante anche per me ascoltarvi, devo dire, seppur nascosto in un angolo, nascosto, è come se avessi guardato dietro una frasca, si dice noi in Toscana, gli accadimenti, va bene? Grazie a tutti, buon lavoro, perché ovviamente tutti voi lavorate in questo settore, fra l'altro nel settore della comunicazione, e a risentirci magari in una prossima occasione. Grazie ancora. Grazie. Grazie per l'ospitalità. Grazie. Arrivederci.